Belen e Stefano sono tornati insieme? Potete finalmente smettere di preoccuparvi, di passare le notti in bianco e di prendere tutta quella valeriana. Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino pare sia tornato il sole. Nulla di ufficiale, certo, ma a dare uno spiraglio di luce è l'informatissimo Alberto Dandolo di Dagospia che su un'altra testata, oggi, avrebbe lasciato poco spazio ai dubbi e l'annuncio ufficiale dell'avvocato sulla separazione di Belen e Stefano. Dandolo scrive così, gira voce che tra Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino sia tornato il sereno. La fiamma si sarebbe riaccesa a Roma, tanto che i due potrebbero ufficializzare il ritorno a breve proprio da Maria De Filippi. Che stavolta sia il ballerino a mandare la lettera alla showgirl argentina. Insomma Maria li fa, poi li accoppia, li scoppia e li riaccoppia. I due che, come ricorderete, sono nati sentimentalmente ad amici, potrebbero tornare insieme a C'è posta per te. Non prima di essere passati da Pequenos Gigantes, altra produzione De Filippiana. Sentite puzza di trovata pubblicitaria? Le male lingue della prima ora lo avevano già detto. D'altronde il programma con i talenti bambini che proprio in questi giorni sta andando in onda su Canale 5, anche se in realtà è stato già tutto registrato, ha assai beneficiato della rottura tra Belen e il ballerino, costretti per l'occasione a dividere il palco. I due, manco a dirlo, non si sono fatti cogliere dall'imbarazzo e, anzi, hanno assai marciato sulla situazione appigliandosi a innumerevoli frecciatine e battutine varie che avevano, e hanno ancora, il sapore del flirt. E pensare che, proprio in questi giorni, la bella argentina che tra l'altro è stata immortalata con il tatuaggio dedicato al marito semi cancellato aveva dichiarato di non disdegnare l'idea di un nuovo compagno. A tifare per la coppia, però, c'era la famiglia, o almeno una parte. La sorella Cecilia Rodriguez ha infatti dichiarato a Eva 3000, spero che si riavvicinino ma non posso decidere io per lei. Quindi aspettiamo e vediamo. Ma spero nel ritorno.